13 maggio 1968. Tenete a mente questa data. Sicuro di sé e del suo destino, il generale de Gaulle si accinge a celebrare il 10° anniversario della sua ascesa al potere. Non può sbagliare. Per lui l'ordine regna a Parigi e la Francia deve decretargli il trionfo. Quel lunedì, chiamati dalla Confederazione Generale del Lavoro e dagli altri sindacati, dall'appello del Partito Comunista Francese e della sinistra, milioni di lavoratori incrociano le braccia. È lo sciopero generale di solidarietà con gli studenti. Al suono dell'internazionale, un corteo di 8 chilometri occupa letteralmente Parigi. Governo popolare, università democratica, la sinistra al potere. È un coro immenso. Dopo 10 anni di regale potere, il gollismo misura la profondità del suo fallimento. Il 14 maggio gli operai della Renault e della Sud Aviation passano allo sciopero illimitato e occupano le fabbriche. Il movimento dilaga a macchia d'olio, si dispiega in tutta la sua ampiezza e potenza. In 2 giorni 10 milioni di operai, studenti, impiegati, insegnanti occupano fabbriche, scuole, uffici. Le ferrovie e i porti si fermano. Tutta la Francia è ferma, paralizzata dal più imponente movimento di questi ultimi decenni. Operai e studenti, intellettuali e lavoratori, tecnici e giornalisti si uniscono in una gigantesca lotta di popolo. Da Parigi a Marsiglia, dall'est all'ovest, dalle città ai più remoti angoli della provincia, è un unico grido: unità popolare contro il gollismo. Unità di tutti, dalle giovanissime generazioni che compiono solo ora 20 anni, ai veterani della lotta democratica in Francia, quelli che hanno ancora negli occhi e nel pensiero i tempi del fronte popolare. Oggi la Francia, della grande tradizione democratica, ritrova se stessa. Si ritrova in una lotta a fondo contro il potere personale, contro una società che non riesce più a nascondere le sue forme oppressive e autoritarie dietro la modernità delle sue macchine. Un glorioso patrimonio si salda alla nuova rivolta giovanile, batte nuove strade, guarda a una società nuova e diversa, una società giusta, socialista. Tutto è cominciato il 10 maggio. Da una settimana i problemi dell'università dominano la vita della Francia. Il 3 maggio la facoltà di lettere di Nanterre e la Sorbona, cuore intellettuale di Parigi, sono state chiuse da un ministro gollista. La magistratura ha aperto i processi contro gli studenti. La polizia presidia minacciosa e aggressiva il quartiere latino. Gli studenti chiedono profonde riforme, portano un vento nuovo che scuote alle radici strutture decrepite. Il governo gollista sa rispondere solo con il linguaggio della reazione. Discuteremo quando l'ordine sarà ristabilito. Il suo ordine, ristabilito con la violenza e la repressione di polizia. Quel venerdì è sera quando nel quartiere latino si erigono le prime barricate. Il prefetto di Parigi ha migliaia di uomini, armi, bombe, file interminabili di cellulari. Gli studenti hanno la forza dell'unità, l'entusiasmo della lotta, la consapevolezza di una causa giusta. Ci sono tutti su quelle barricate: socialisti, comunisti, cattolici, senza partito, nuove organizzazioni, francesi, asiatici, africani. È la popolazione studentesca di Parigi che agisce come detonatore di una situazione che il potere gollista ha reso insostenibile. Il combattimento dura tutta la notte. All'alba, quando finisce, vi sono 367 feriti. 480 arrestati, i resti di 60 barricate. Ma c'è anche una Francia nuova e diversa da quella voluta da De Gaulle. Ma che cosa può capire il generale di tutto questo? Niente. Le sue prime parole cadono spente, lontane, quasi assurde, se non fossero cariche di rabbia. Le riforme, dice il generale, sì. Il caos, ma la sua è un'espressione tra il trivio e la caserma, siamo lì, no. Il caos. Nella lotta acuta, tesa, aspra, la Francia sta vivendo una straordinaria esperienza democratica. La passione politica, la partecipazione attiva di tutti, la coscienza di essere protagonisti della propria vita e della vita del proprio paese hanno toccato punti altissimi. Nelle fabbriche e nelle università gli operai, i lavoratori, gli studenti danno vita a comitati, discutono democraticamente ogni momento della lotta. Nelle fabbriche i volti non sono tesi, sono calmi, intensi e seri come sa esserlo la classe operaia nella lotta. Dovunque i servizi d'ordine, la propaganda, gli approvvigionamenti, le manifestazioni, i cortei funzionano con una organizzazione che ha dello stupefacente. Si discute e si agisce. Spesso si impara a lottare, dovunque con fervore e con responsabilità. Monsieur le Président, je ne veux pas la paix, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu... Al Teatro Odeon, operai e studenti si misurano con i grandi problemi del nostro tempo. Ma mère a tant souffert, qu'elle est dedans sa tombe, et se moque des bombes, et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier... L'eccitazione della lotta, l'incrociarsi degli interventi, la passione del dibattito non toglie nulla al suo impegno e alla sua maturità. Je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Sì, è vero. C'è un elemento di caos, di disordine, di provocazione. Esso viene dai gollisti, dalle sue squadre di azione, dai suoi attentati. Sur les routes de France, de Bretagne en Provence. Adesso operai e studenti rispondono con la calma possente della loro grande forza. Refusez de la terre, n'allez pas à la guerre. Refusez de partir, il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes, que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Al popolo il regime contrappone i carri armati e i famigerati parà del generale Massieu. E dietro ai carri armati è la vecchia Francia sanfilista e sciovinista che emerge dall'ombra. Coloni razzisti e assassini dell'OAS lucidano le loro medaglie, guadagnate con i massacri in Indocina, in Algeria, nell'Africa nera, e si stringono intorno a De Gaulle. All'ombra dei generali felloni, traditori e mille volte sconfitti, questa Francia inneggia al totalitarismo, alla reazione antioperaia, all'odio per i comunisti. Due Francie si fronteggiano in questi giorni, in queste settimane. L'una esce dal passato in cui il corso degli eventi l'aveva sepolta a covare il suo rancore e le sue sconfitte. Il suo nome, i suoi sentimenti, la sua anima sono quelli del fascismo. L'altra Francia, quella vera, guarda all'avvenire. Viene da lontano per andare lontano. La partita tra queste due Francie è in corso, ma non vi può essere dubbio. La vittoria sarà della Francia vera, quella del lavoro e della cultura. Quali sono i compiti nuovi per le forze di sinistra di fronte alla nuova situazione politica aperta dalle elezioni del 19 maggio? Per definire questi compiti occorre avere ben presente tutta la portata e le conseguenze della nuova situazione politica creata dall'avanzata del Partito Comunista Italiano e delle sinistre unite. Il voto assegnato non soltanto la sconfitta elettorale del Partito Socialista Unificato, ma ha anche colpito la coalizione stessa di centro-sinistra, la sua formula e la sua politica. Per cui questa coalizione non ha più né l'autorità politica né l'autorità morale per dirigere il Paese. Il compito di tutte le forze di sinistra, laiche e cattoliche, è perciò quello questo momento, di operare per far saltare i vecchi schemi con i quali i dirigenti della democrazia cristiana e altri esponenti dei partiti del centro-sinistra si illudono ancora di poter imprigionare il Paese. Il problema che noi poniamo oggi a noi stessi e a tutte le forze di sinistra è di abbattere completamente e definitivamente gli steccati artificiosi con cui per 20 anni si è tenuta divisa l'Italia. Dopo il giudizio dell'onorevole Luigi Longo, segretario generale del Partito Comunista Italiano, sul significato e sulle prospettive aperte al Paese dalla recente e decisiva avanzata elettorale dello schieramento di sinistra, ascoltiamo l'onorevole Tullio Vecchietti, segretario del Partito Socialista di Unità Proletaria. Si tratta di recepire le spinte che sono partite dal Paese, che partono dal Paese, dalla situazione reale del Paese, di interpretarle e portarle avanti. Noi abbiamo visto alcuni temi fondamentali, cioè alcune priorità di lotta da portare subito dopo le elezioni, e li abbiamo individuati nella condizione operaia in senso generale, per quanto riguarda dalla libertà nella fabbrica fino alla questione della revisione totale del regime pensionistico, lo abbiamo visto nei problemi dello sviluppo della democrazia nella società e quindi della presenza articolata del movimento di classe nella società così profondamente antidemocratica qual è nelle strutture italiane. Lo abbiamo visto nei temi della politica internazionale per quanto riguarda l'uscita dell'Italia dal Patto Atlantico come condizione e cornice di tutta quanta una politica di rinnovamento. No? Se tu pensi che sviluppando un'iniziativa su questi terreni si riesca a far esplodere, a far venire alla luce le contraddizioni interne al mondo cattolico e anche interne al Partito Socialista Unificato? Certo, perché la crisi all'interno del mondo cattolico, la crisi all'interno del Partito Socialista Unificato è già una realtà. È una realtà che deriva dalle condizioni oggettive dello sviluppo del capitalismo e dei suoi legami con l'imperialismo, che impedisce di mantenere quell'unità del mondo cattolico dentro la democrazia cristiana che è durata per molti anni, come impedisce un'esperienza socialdemocratica in Italia nel momento stesso in cui falliscono nei paesi stranieri. Quindi si tratta di portare questa crisi ha un suo livello, un suo sviluppo politico, una sua conclusione politica, cioè si tratta di avvalerci di queste contraddizioni oggettive che abbiamo visto anche nel corso della campagna elettorale per alcuni settori del mondo cattolico molto qualificati dal punto di vista politico, anche se ancora numericamente non sono importanti, ma a noi ci interessa in questo momento la tendenza, il valore di sintomo, di una nuova situazione che non ha precedenti in questo dopoguerra, perché non solo dicono no alla democrazia cristiana, ma si chiedono a sinistra con posizioni che convergono più o meno a seconda dei movimenti. Questa ha un'importanza relativa in questo momento, ma sono nel movimento, sono nella tendenza. Ed ecco la valutazione del senatore Ferruccio Parri sul contributo del voto e della protesta giovanile alla vittoria delle sinistre. La difficoltà, la crisi della socialdemocrazia mi pare che anche dagli stessi risultati elettorali risulti particolarmente acuta tra le nuove generazioni di elettori. Senza dubbio, nel senso, tra le nuove generazioni e in generale c'è quel desiderio, quella spinta, quell'attesa che è anche generatrice di quell'appello di cui alcuni amici ed io ci siamo fatti promotori, insomma, e che è la ricerca di una situazione, la ricerca, vorrei dire, molto in generale di una liberazione che ha confini ampi per quel che riguarda i giovani, spesso indistinti, o che spesso si proiettano su soluzioni che sono fuori dell'azione politica, su soluzioni astratte, fideistiche, dottrinarie, ma che nel grosso rappresentano, in questa forza del paese, se noi non consideriamo, noi non commettiamo l'errore di considerare solo gli studenti, ma consideriamo il giovane in generale, quindi anche gli operai e la gioventù senza una classificazione professionale, vorrei dire, e troviamo in essi questo desiderio di chiarezza e di coraggio rispetto a una società, alle sue istituzioni, ai suoi modi, che trovano arretrata, trovano anche a mio parere giustamente arretrata. Devo dire che gli anziani o gli antichi come me hanno imparato dai giovani a vedere la società loro, e noi ci eravamo abituati a centellinare, così, a considerare scontata. Sì, quindi avevamo i vizi della assuefazione. Vengono questi giovani e ci chiariscono, che ci aprono in certo modo gli occhi, ci chiariscono alcune verità, alcune situazioni che a noi era meno facile di vedere nel suo complesso. Per contro noi, dico noi anziani, possiamo portare nei riguardi dei giovani una esperienza e un senso dell'azione politica che essi non hanno. Notizia dagli Stati Uniti che i cervelli elettronici programmati per il conteggio dei voti nelle elezioni primarie sembrano impazziti, sbagliano i calcoli. Ma i fucili sparano giusto. La macchina della violenza, impotente a piegare il Vietnam, rovescia i suoi colpi nel cuore stesso della società americana. I feriti si contano a milioni, ogni 60 minuti un uomo viene ucciso, ma le statistiche ufficiali non forniscono dati sulle violenze compiute in nome della legge. Una delle ultime vittime della violenza, Bob Kennedy. All'Hotel Ambassador di Los Angeles, felice per la vittoria accanto alla giovane moglie Ethel, aveva detto: «Io penso che noi possiamo mettere fine alle divisioni che esistono negli Stati Uniti. Dobbiamo lavorare insieme per superare divisioni, violenza, scoraggiamento. Noi possiamo cominciare a lavorare insieme. Quello che tutte queste elezioni primarie hanno dimostrato e che tutte le riunioni di partito hanno indicato è che la gente del Partito Democratico e degli Stati Uniti vuole un cambiamento». Mentre gli infermieri muovevano bruscamente la testa di Bob, ferito a morte, la moglie implorava: «Gentilmente, gentilmente». Più tardi, alle sue proteste, l'infermiere le dette una spinta e lei lo schiaffeggiò. «Non lo rifaccia, signora, o qualcuno qua si trova col muso rotto», fu la risposta. Più tardi all'ospedale un poliziotto colpì con un pugno Ethel nel ventre, dove sta crescendo l'ultimo figlio di Bob. Ma la violenza che ha colpito i Kennedy non è che un momento evidente agli occhi del mondo della violenza quotidiana, permanente, che colpisce gli esclusi della società americana. L'assassinio è una forma di lotta politica. 75 leaders negri sono caduti colpiti dai sicari dei razzisti. Martin Luther King, un pastore, un cristiano che credeva nell'integrazione pacifica dei negri nella società americana. È stato ucciso 2 mesi prima di Bob, a Memphis, dove gli spazzini, tutti negri, festeggiavano una loro vittoria sindacale. Era colpevole di aver pensato e detto che i problemi della miseria non si risolvono con le violenze della polizia. Non era un rivoluzionario, ma lo hanno ucciso ugualmente. Neanche John Kennedy, presidente degli Stati Uniti, era un rivoluzionario. Sono passati 5 anni dal suo assassinio e se il kennedismo non era ancora con lui una dottrina, ora lo potrebbe diventare. In quei giorni, che sembrano così lontani, il presidente aveva appena disposto nuove leggi per i negri. Si era messo contro quello che si chiama l'establishment degli Stati Uniti, i servizi di spionaggio, i provocatori di disordini e conflitti internazionali. Vi possono essere diversi giudizi su di lui, ma il giudizio che conta di più è quello dei suoi nemici. Per i padroni dell'America meritava di essere ucciso. I cancelli della Casa Bianca si sono chiusi a ogni tentativo di rinnovamento. Bob Kennedy era l'erede politico di John. Neanche Bob era un rivoluzionario, ma anche il suo riformismo era nella società americana un fatto che i veri padroni non potevano accettare. La promozione dei negri e dei poveri, la valutazione dei mali del mondo, una ricerca degli errori, o almeno di alcuni errori, sono alla base della violenza assassina contro i Kennedy. Bob si era presentato come un esponente dell'America giovane. In uno dei suoi ultimi discorsi aveva detto: "Siamo una nazione prospera. Ma che senso ha la nostra prosperità quando decine di milioni di americani sono miseri e soffrono l'ingiustizia? Per questo dobbiamo unirci, per fronteggiare gli imperativi del nostro tempo, della nostra generazione." Johnson è il capo dell'establishment che era ostacolato dai Kennedy. Con lui l'America della violenza si sente tranquilla. Ne ha avuto la garanzia dopo l'assassinio di John. Johnson, del resto, garantisce ai buoni cittadini che ogni assassinio non è altro che un incidente. Lo ha garantito per Lee Oswald, un personaggio che sotto gli occhi del mondo è stato ucciso prima di poter parlare. E chiunque aveva avuto rapporti, per quanto indiretti, con l'uccisione del presidente è morto prima di poter parlare. Di Oswald è presunto omicida, ma certamente morto, non si può dire con certezza che sia l'assassino. E il rapporto a Warren, secondo studiosi, giornalisti, giuristi, è la cosa meno credibile che sia stata stampata negli Stati Uniti. Anche per quanto riguarda Luther King, nessuno sa ancora chi lo ha fatto uccidere. Per quanto riguarda Bob, pare che l'assassino sia questo, il 24enne Shiran, di origine giordana. Ma Shiran era da tempo sotto il controllo del controspionaggio americano. Ha militato in un'organizzazione anticomunista, è stato agente provocatore stipendiato. La verità è che l'America della violenza continua a uccidere, pericolo per sé e per gli altri. Violenza contro il mondo che si ritorce contro l'America stessa. Qui siamo a Cuba, nel 61, mese di aprile. Il controspionaggio e l'FBI avevano detto che a Cuba la popolazione intera non aspettava altro che un aiuto per liberarsi di Castro. I cubani ricacciano in mare gli invasori. Marzo 65, intervento armato contro Santo Domingo, dove il popolo difende il legittimo presidente. I Marines sbarcano, esportano il terrore razzista. 3.000 dominicani sono assassinati. Anche nel Vietnam, giorno per giorno, ora per ora, si continua a uccidere e a morire. Ma di fronte alla resistenza di un paese piccolo, povero e gentile, la perfetta macchina americana della violenza si è inceppata. Il sangue non rifluisce verso i cervelli elettronici. Ha scritto un poeta: "Le stelle della tua bandiera, America, sono come tanti fori di proiettile."